Il nostro scopo è soprattutto di includere le voci di tutti i residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, credo religioso o politico. È nato così il nuovo Comitato per Saione, un gruppo informale composto da una trentina di residenti e commercianti della zona, nell'ultimo periodo spesso al centro delle cronache. Risale infatti alla scorsa domenica l'ultimo episodio di violenza consumato nel quartiere, una colluttazione in via Piave tra due cittadini nigeriani finita a bottigliate. Per ora abbiamo fatto due incontri, un evento sulla pulizia del quartiere chiamato Insieme per Saione, e in questo momento stiamo gestendo un questionario che si chiama Proposte per migliorare la qualità di vita del quartiere di Saione, volto appunto a generare proposte da presentare all'amministrazione. Abbiamo avuto almeno 100 risposte sul questionario online che si può trovare sul sito di Faccia Libro, a nostra pagina Ascoltando Saione. Abbiamo ancora distribuito 200 questionari per il quartiere, stiamo attualmente distribuendo e raccogliendo. I punti chiave del questionario sono 5: la sicurezza, l'integrazione delle presenze nuove e la coesione del quartiere, la pulizia del quartiere e soprattutto il rapporto con l'amministrazione, che è la cosa più grossa. C'è anche uno sportello virtuale, cosa avete raccolto? Nello sportello virtuale soprattutto mettiamo articoli, sentiamo discorsi, sentiamo le persone che ci parlano della vita quotidiana nel quartiere, che è molto diversa a seconda ad ogni strada. Tra i residenti c'è anche chi ha preso carta e penna ed ha deciso di scrivere al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per far sentire così la propria voce. Chiedono un maggiore controllo della situazione qui nel quartiere con intervento della sia Polizia Municipale ma anche Carabinieri eccetera. Poi è inutile che mi vengano qui a fare i presidi la mattina alle 10, non c'è nessuno. Qui il casino, la confusione, scusate il termine, è dalle 6 fino alle 9 la sera. In particolar modo il sabato e la domenica è invivibile.